Durante l'escursione, ciò che dobbiamo evitare sono i comportamenti a rischio, come abbandonare il sentiero, correre, lanciare o far rotolare pietre, accendere fuochi, usare calzature non adatte, disturbare gli animali e calcolare male i tempi necessari. In caso di cattivo tempo, dobbiamo rinunciare all'escursione e rientrare il prima possibile. Se ci sorprende un temporale, evitiamo i punti esposti e allontaniamoci da alberi isolati e oggetti metallici. In caso di incidente, dobbiamo valutare con calma se possiamo cavarcela da soli oppure se è necessario attivare il soccorso. In questo caso, chiameremo il 112 o il 118, pronti a fornire semplici indicazioni di base. Chi sono? Dove mi trovo? Cosa è successo? A chi è successo? Quali sono le condizioni del ferito? Dopodiché, non ci si deve più spostare, ma attendere aiuto. Se dobbiamo far fronte a un primo soccorso sanitario, è essenziale avere a disposizione un kit di base, telo termico in caso di malore e contenitore con i nostri farmaci personali, tra cui un collirio non medicato. Ricordiamo sempre che solo i medici possono somministrare farmaci. Poi la trousse vera e propria con guanti monouso, penna con ammoniaca per punture di insetti, benda elastica, bende di garza, salviettine medicate, cerotti per vesciche, cerotti normali, altri cerottini di varie misure, steril strip per le ferite e garze sterili.